Ho l'orgoglio di rappresentare la città di Bergamo e portando il saluto di tutta l'amministrazione comunale, anche perché voi penso che o tutti lo sapete, Bergamo si può fregiare del titolo Città dei Mille, ma per un motivo molto semplice, perché ha dato il maggior numero di eroi, di patrioti alla spedizione, esattamente 180. Di questi 14 sono morti a Calatafimi, tra cui, e mi ricordo, mi allaccio al precedente discorso del nostro speaker dicendo che c'era un ragazzo, noi avevamo un ragazzo di 14 anni che si chiamava Adolfo Luigi Biffi, era il più giovane di tutti i garibaldini. Solo 14 anni. Alla stazione ferroviaria di Bergamo, dove era pronto il convoglio per portare i volontari a Genova, c'era stata l'affannosa ricerca dei genitori che avevano visto sparire da casa i figli giovanissimi. Vennero rimandati indietro. Furono passati in rassegna tutti i vagoni alla ricerca di nascondigli o di ragazzetti che cercavano di mascherare la loro età. Un'altra selezione per uomo prima dell'imbarco. Adolfo Luigi Biffi riuscì a sfuggire ai controlli. Per l'epica risorgimentale è l'eroe fanciullo, bello, biondo, gentile nei modi. Morì nel primo scontro a fuoco nella piana di Calatafimi. Era il 15 maggio del 1960. Qualche anno dopo gli fu assegnata la medaglia d'argento e a lui è dedicata una scuola elementare a Bergamo. Io volevo dire che il motivo per cui, come dicevo prima, Bergamo è stata nominata Città dei Mille è per questo motivo. Furono 180 volenterosi eroi e 14 sono nell'ossario di Calatafimi e che il 15 maggio andremo ancora personalmente ad onorare questi nostri eroi. Garibaldi a Bergamo disse queste parole: io sono superbo ad appartenere alla valorosa schiera dei figli di Bergamo che friggono i fogli di questo libro d'onore e di vedere il mio nome accanto a quelli di tanti propri compagni d'arte.